Tutto pronto per la 63esima edizione della Sagra della Varola a Melfi. Ne parliamo con il presidente e il vicepresidente della Proloco, rispettivamente Marco Bonacaro e Vincenzo Lamorte, in collegamento con noi. Buongiorno e grazie per la vostra disponibilità. Buongiorno a tutti e benvenuti qui da Melfi. Vedo un altro ospite. Mi dice lei chi, di chi si tratta? Lui è Vincenzo Lamorte, il vicepresidente, e lui è Mauro Basso, il segretario della Proloco. Benissimo. È membro Buongiorno. Del direttivo. Buongiorno. Dicevamo sì, tutto pronto a Melfi? Sì, stiamo ultimando gli ultimi preparativi, stanno arrivando i vari operatori che saranno allocati nella zona richiesta. Speriamo nel tempo che ci sia amico, anche se le previsioni purtroppo non sono buone, ma diciamo il meteo, per quello può che almeno sono le ultime notizie, non dovrebbe permetterci di annullare la sagra, quindi si dovrebbe fare regolarmente. Si celebrano i sapori e la bontà del marroncino del Vulture, che si appresta tra l'altro a ricevere il marchio IGP. Sì, sì, sagra d'eccellenza tramite l'EPLI. Allora, sabato e domenica che cosa accadrà in questi due giorni? Allora, la sagra parte stasera alle 18, ci sarà l'apertura ufficiale, dopodiché in serata ci sarà il concerto di Eugenio Bennato, domani, sabato e domenica, la sagra inizierà alle 9, in orario continuato per tutte le due giornate. Lungo il percorso ci saranno degli artisti itineranti, è un palco dove si esibiranno degli artisti qui a Piazza Umberto. Quest'anno oltretutto il percorso è stato anche allungato di circa 2 chilometri per permettere di far visitare un po' di più il centro storico di Melfi, ed è stata anche messa una ruota panoramica. Quindi oltre a degustare la classica Varola, mercatini, mostre, possibilità di visitare il centro storico di Melfi, ci saranno anche tanti alimenti prodotti con questo frutto? Sì, quest'anno abbiamo istituito un percorso enogastronomico che è Piazza Duomo, è la parte che va verso il castello, dove gli stand offriranno solo ed esclusivamente prodotti tipici o prodotti inerenti alla castagna. E parliamo quindi per esempio del castagnaccio, dei dolci, del gelato di marroni, della birra di castagne, insomma saranno delle tavolate davvero molto prelibate. Un passaggio veloce al vicepresidente e all'altro componente della Proloco, è sempre un lavoro organizzato da voi in maniera volontaria, ma che ogni anno richiama migliaia e migliaia di visitatori. Sì, siamo alla 63esima e siamo contentissimi di dare continuità a quello che tutto quello che di buono è stato fatto negli anni passati, però con delle criticità che abbiamo riscontrato l'anno scorso, che quest'anno stiamo mettendo a fuoco per un cambiamento che verrà in modo graduale negli anni, affinché di portare la sagra a un livello molto alto. Segretario, felici di organizzare questo evento così importante per Melfi e per la Basilicata. Sì, certamente, per noi è un onore portare avanti questo evento che da più di 60 anni organizziamo e cerchiamo di migliorare sempre più anche quest'anno anche in collaborazione con l'amministrazione comunale e quindi ogni anno cerchiamo sempre di implementare nuove cose, come ad esempio quest'anno abbiamo ampliato il terzo giorno, il percorso, come diceva il Presidente, quindi per noi è un onore portare avanti questa tradizione e migliorarla sempre di più.